Cari figli, non abbiate cuori duri, chiusi e pieni di paura. Permettete al mio cuore materno di illuminarli e di colmarli di amore e di speranza, affinché io, come madre, alleggerisca i vostri dolori, perché io li conosco, io li ho sperimentati. Il dolore innalza, è la preghiera più grande. Mio figlio, in modo particolare, ama coloro che soffrono. Ha mandato me per alleggerire i vostri dolori e per portarvi la speranza. Abbiate fiducia in lui. So che è difficile, perché intorno a voi vedete solo buio, sempre più buio. Figli miei, bisogna sconfiggerlo con la preghiera e con l'amore. Coloro che amano e pregano non hanno paura, hanno la speranza e l'amore misericordioso. Vedono la luce, vedono mio figlio. Come miei apostoli vi invito a provare ad essere esempio di amore misericordioso e della speranza. Pregate sempre, nuovamente, per avere sempre più amore, perché l'amore misericordioso porta la luce che sconfigge ogni buio, ogni tenebra. Porta mio figlio. Non abbiate paura, non siete soli. Io sono con voi. Vi prego di pregare per i vostri pastori affinché in ogni momento abbiano amore, affinché con l'amore facciano le opere per mio figlio, per mezzo di lui e in ricordo di lui. Vi ringrazio. E dopo le parole meravigliose che toccano il cuore di ognuno di noi da parte della Regina della Pace, io vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.